Buongiorno, ciao Andre. Fammi cenno se mi senti, sei il primo che si è collegato. Ciao Simo. Mi senti Andre? Come va? Buongiorno Elisa. Ora aspettiamo qualche minuto che si colleghino tutti. Ciao Marti, buongiorno. Ciao Franci. Ragazzi, scrivetemi se mi sentite, se sentite la musica. Ora aspettiamo qualche minuto iniziale, così le persone si collegano. E intanto potete dirmi se mi sentite, se mi vedete bene. Ora, per ora sì, visto che sono davanti alla finestra, sono praticamente illuminata dalla luce divina. Poi mi sposterò dietro. Bada l'ali, si è connessa, si è alzata. La musica la sentite, ragazzi? Qualcuno mi dia un feedback sulla musica? Ciao Lodo, buongiorno! Allora, intanto che aspettiamo, vi dico cosa serve per la pratica. Ci servirà un materassino dove praticare, una copertina che ci servirà alla fine quando faremo il rilassamento finale, anche se magari vi sembrerà di arrivarci. Buongiorno! Anche se magari vi sembrerà di arrivarci un po' accaldati perché magari abbiamo appena finito la parte un pochino più fisica delle asana, quindi delle varie posizioni, la copertina va sempre messa alla fine durante il rilassamento perché la fase di rilassamento finale porta in genere a un abbassamento a volte anche consistente della temperatura del corpo e proprio per il rilassamento che magari può diventare anche profondo, quello è molto soggettivo e comunque noi la mettiamo, quindi la prendiamo, a volte ci può servire anche da supportino in alcune posizioni, quindi una copertina di plaid normalissima la teniamo accanto al tappetino. Ciao Silvia, buongiorno. Ciao Vale, buongiorno. Ora aspettiamo ancora qualche minuto che si colleghino tutti e poi partiamo, eh. Come state? Fatemi sapere. Scrivetemi qualcosa. Intanto vi dico un pochino quello che andremo a fare stamani. Ho pensato a una pratica piuttosto energizzante, visto che in questo momento più o meno tutti siamo a casa, fermi e quindi ci possiamo permettere anche di muoverci un pochino di più, visto che durante il giorno non lo facciamo quasi mai. E comunque molto meno rispetto alla quotidianità. Poi è mattina, quindi ci sta una pratica energizzante. Dile mi vedi storta. Allora, nel senso che lo devo ruotare il telefono? Cioè lo devo mettere per verticale? Dimmi come mi vedi ora. Meglio? L'avevo messo per orizzontale per inquadrare meglio il setting, diciamo, dietro, però forse non andava bene. Comunque torno a dire quello che andiamo a fare stamani, che è una pratica un pochino più energizzante. Faremo vari saluti al sole, alcuni classici, alcuni un pochino più impegnativi, diciamo. E inseriremo vari vinyasa. I vinyasa sono, diciamo, una sequenza di posizioni che andremo a inserire più volte nella pratica e che rifaremo tra un'asana e l'altra, una posizione e l'altra. Darò chiaramente varie opzioni, chiamiamole così, in maniera tale che la pratica sia adatta a tutti, quindi anche a chi
per chi è la prima volta che si approccia, meglio prima per me. Ok, quindi lo rimetto per così. Allora, vediamo se... Ora ce la facciamo, mi vedete di nuovo? Qualcuno mi vede dritta, qualcuno mi vede storta. Meglio prima, secondo me comunque tutto si sente bene, ti si vede bene, perfetto. Allora, ancora un paio di minuti, vedo se stanno collegando ancora in diversi e poi iniziamo davvero. E dicevo che comunque la pratica è adatta a tutti, anche a chi diciamo si approccia per la prima volta, quindi darò varie opzioni nelle varie posizioni. E una regola generale è che ci possiamo sempre fermare durante la pratica, e quindi io chiaramente continuo passando da una posizione all'altra, ma se qualcuno sente di essere stanco o se il corpo comunque ha bisogno di un attimo di riposo, questo è molto soggettivo e sempre ascoltare il corpo. Potete uscire in qualsiasi momento dalla pratica e mettervi nel bambino, poi vedremo qual è la posizione del bambino, una posizione di riposo in cui la schiena si distende, ci abbandoniamo al pavimento, quindi questa è una regola generale. Se possono ruotare, ok, perché ti vedo storta, non lo so. Allora ragazzi, dobbiamo tenere per così, giusto? Ditemi se ora mi vedete dritta, chi mi vede storta. No, dire, devi, ma prima di avviare la diretta, ora sei storta. Oddio ragazzi, allora cosa devo fare? La telecamera è già girata, così è in orizzontale. Ditemi se mi vedete storta, sì, così ti si vede bene anche dal tel. Va bene. Ditemi se però qualcuno mi vede ancora storta. Io la diretta l'ho avviata così, con la telecamera orizzontale. Blocca la rotazione. Verticale. Oddio, non so chi seguire. Come prima però, quindi così, ora l'hai girata, allora, vabbè. Ora l'ho messa in verticale, ditemi così se si vede, appena poi mi date un ok partiamo davvero. Intanto prendete tutti un tappetino e una copertina, no sono storta, anche così in verticale, gira. Ora ok, perfetto. Ok, dicevo, intanto prendete tutti il tappetino, quindi che ci servirà per praticare. Praticheremo scalzi. Allora, verticale, va bene. Per me ok. Vediamo, la lascio verticale così anche chi mi guarda dalla televisione mi dovrebbe vedere. Quindi lo lascio così. Il fatto è che i commenti mi arrivano un pochino in ritardo, quindi la giro, poi la rigiro, comunque ora dovrebbe esserci. Scusate per questa per questo disguido iniziale, ma non sono pratica. Ok, tappetino, dicevo, perché si è collegato dopo, e una copertina ci servirà nella fase del rilassamento finale. Bene, Bea, grazie, non giro più. Ok, e niente, io direi che possiamo partire, ci siamo già abbastanza, quindi andiamo sul nostro tappetino, pratichiamo scalzi. Mi sposterò appunto un pochino più indietro perché il tappetino è posizionato là in maniera tale che riusciate a vedermi bene nelle posizioni. E faremo delle prove con la voce, magari inizialmente vi chiedo se mi sentite, anche perché la parte iniziale sarà una piccola centratura, quindi si basa molto sulla mia voce. E niente, poi partiamo. Ah, voi nel mentre scrivetemi se c'è qualche problema. Vedo cosa state scrivendo, se c'è qualche problema, qualsiasi cosa, io ogni tanto vengo qui a vedere, quindi se insomma per qualsiasi cosa voi mandatemi feedback e scrivetemi. Ci spostiamo sul tappetino. Bene, allora togliamo i calzini, oppure se vogliamo aspettare possiamo anche aspettare a togliere i calzini, tanto nella fase iniziale stiamo qualche minuto a sedere, magari li togliamo dopo ci servirà di toglierli per praticare, quindi se avete ancora freddo potete aspettare. Assumiamo la posizione a gambe incrociate, scegliendo l'incrocio per noi più comodo. Intanto scrivetemi se mi sentite bene con la voce e con la musica, tra un pochino vengo a vedere se appunto è tutto ok. Scegliamo l'incrocio che sia per noi comodo, da mantenere qualche minuto inizialmente. Per chi ha difficoltà con questa posizione può prendere la copertina, la mettiamo dietro, ci sediamo sopra, in cima, in maniera tale che mi metto di profilo così
spero riusciate a vedermi meglio. La codina, il bacino, scivola un pochino in avanti in maniera tale che la codina venga fuori, quindi la schiena è dritta nella parte finale, non mi voglio ritrovare con la schiena curva e il bacino in retroversione. Quindi inserisco la copertina dietro, schiena dritta, mani sulle ginocchia, palmi rivolti verso l'alto. Uniamo l'indice nella parte posteriore del pollice, facendo questo gesto con le mani che si chiama mudra. Andiamo in questo modo a chiudere i nostri canali energetici. Schiena lunga verso l'alto, chiudiamo gli occhi. Lasciamo fluire il respiro liberamente. Iniziamo a portare l'attenzione al nostro momento presente, portiamo l'attenzione ai suoni che provengono dall'ambiente intorno a noi. Sui commenti, ragazzi, non so che fare. Ascoltiamo tutti i suoni che provengono dall'ambiente esterno. Ci saranno magari dei suoni più vicini a noi e dei suoni più lontani. Proviamo ad ascoltare tutto senza farci coinvolgere, senza cercare qualcosa in particolare. E senza esprimere giudizi. In questo momento siamo come osservatori esterni. Osserviamo tutto ciò che abbiamo intorno, ne prendiamo consapevolezza e lo accettiamo. Arriveranno sicuramente dei pensieri, è normale che la mente vaghi. Li lasciamo scivolare via, osserviamo che se non li alimentiamo i vari pensieri se ne vanno, quindi non entriamo nel flusso del ragionamento razionale che ci fa saltare di pensiero in pensiero. Riportiamo ogni volta l'attenzione ai suoni intorno a noi e riprendiamo il nostro ascolto. Rilassiamo tutta la muscolatura del volto, la fronte è distesa. Lasciamo scendere le spalle verso il basso, quindi rilassiamo la zona cervicale. E dopo che abbiamo osservato per qualche istante l'ambiente esterno, portiamo l'attenzione verso di noi, iniziamo ad osservare il nostro respiro. Quindi spostiamo l'attenzione dall'esterno all'interno. Inizialmente osserviamo il respiro all'interno delle narici. Prendiamo qui un primo contatto con il nostro respiro. Sentiamo questo flusso di aria che entra e esce dal nostro corpo. E poi scendiamo più in profondità nell'area del torace e dell'addome con la nostra attenzione. E continuiamo ad osservare il nostro respiro in queste due parti del corpo. Andiamo a sentire come la parte alta, quella del torace, si espanda ad ogni inspirazione ogni volta che l'aria entra nel corpo. E ad ogni espirazione attiviamo i muscoli dell'addome. Buttiamo fuori l'aria come se facessimo gli addominali, quindi creiamo una leggera pressione verso l'interno del corpo, l'ombelico quindi rientra verso l'interno del corpo. In questo modo accompagniamo la fuoriuscita dell'aria creando questa pressione sul diaframma e nell'inspirazione successiva ancora espando bene il torace, sfruttando appieno la mia capacità respiratoria. Alterno queste due fasi, quindi espiro, butto fuori l'aria, inspiro, espando la zona del torace. E in questo modo andiamo a cambiare tutta quanta l'aria che abbiamo in corpo, anche eventuali ristagni che spesso si formano, senza accorgercene che ci portiamo dietro nell'arco della giornata. Quindi quando butto fuori l'aria mi svuoto, prima inizia sempre l'espirazione e dopo l'inspirazione. Prima dobbiamo lasciare andare ciò che non ci serve più, che spesso tratteniamo inconsciamente. In questo modo creiamo posto affinché qualcosa di nuovo possa entrare, in questo caso l'aria, ma vale per tutto.
Bene, iniziamo a preparare il corpo a muoversi, a sciogliersi. Ruotiamo le mani, con i palmi vado ad abbracciare le ginocchia e iniziamo a formare delle onde con la nostra colonna che partono dal bacino e poi si propagano su fino al collo. Espiro, porto la mia codina tra le gambe e mi raccolgo in avanti una vertebra alla volta e il mento arriva giù al petto. In profilo mi potete vedere meglio, quindi possiamo riaprire gli occhi. Quando invece inspiro, porto la codina fuori, srotolo sulla mia colonna, guardo davanti a me, il mento resta sempre vicino al collo. Voglio allungare la zona cervicale e non andare a comprimerla, quindi guardo davanti a me. Espiro, codina tra le gambe, di nuovo mi raccolgo, faccio entrare bene il torace all'interno del petto, le scapole dietro si allontanano e alterno questo movimento sempre seguendo il mio respiro. Quindi formiamo queste onde con la colonna, che sono il modo più naturale per muoverla e per scioglierla. E iniziamo ad abbinare anche il movimento delle braccia a questo movimento che stiamo facendo. Quando espiro e mi raccolgo in avanti, le braccia formano un cerchio davanti a me, come se stesse abbracciando il tronco di un albero. E quando invece inspiro, apro le braccia, attivo fino alla punta delle dita, porto le mani indietro. Espiro di nuovo, mi raccolgo in avanti. Inspiro, apro. E continuo sempre seguendo il ritmo del mio respiro, ad alternare ancora per qualche volta. Se c'è qualche problema o non mi sentite, scrivetemelo, per ora vedo che è tutto ok. Nella prossima inspirazione che facciamo, srotoliamo le braccia verso l'alto, ci allunghiamo, palmi delle mani che si guardano tra loro, espiro, lascio scendere sulle spalle, inspiro, mi riallungo. Espiro, le spalle scendono, inspiro su, espiro, faccio scendere le mani, le porto a terra davanti a me, porto il peso del corpo in avanti finché il sedere non si solleva, in questo modo mi porto in quadrupedia. Se ho difficoltà a fare questo, faccio semplicemente passare le gambe dietro e mi porto a quattro zampe comunque sul tappetino. Possiamo togliere la copertina se ce l'avevamo e anche i calzini, che adesso ci serve l'appoggio dei piedini. Portiamo le mani sotto le spalle, dita larghe, sono attive e le ginocchia sono larghe quanto il bacino. Continuiamo a formare onde con la nostra colonna. Inspiro, codina fuori, apro bene il mio torace, allungo la parte posteriore del collo. Espiro, coda tra le gambe, mento al petto, con le mani spingo il tappetino, in questo modo le scapole dietro si allontanano e facciamo questi che si chiamano gli stiramenti del gatto, proprio come se fossimo un gatto che si stiracchia tra le due posizioni. Andiamo ancora a sciogliere la nostra colonna in questo modo, la schiena, seguiamo il ritmo del nostro respiro, quindi non vi guido apposta perché voglio che sentiate, ascoltiate il vostro respiro. E portiamo poi in avanti il piedino sinistro, lo posizioniamo esterno alla mano sinistra e continuiamo con lo stesso movimento che stavamo facendo adesso. Inspiro, codina fuori, apro il mio torace, quando espiro arretro con il bacino, se riesco distendo la gamba più avanti, sempre senza forzare, se non riesco la lascio piegata, fin dove riesco ad arrivare, mento al petto e alterno ancora. Il movimento più sottile, iniziamo a coinvolgere anche il bacino e le anche nel movimento che stavamo facendo. Dicevo che il movimento del bacino coda fuori, coda dentro è più sottile, è quasi impercettibile a vederlo, ma io che lo faccio lo sento, lo dovrei sentire. E riporto poi dietro la gamba sinistra, porto avanti la gamba destra e riparto sull'altro lato. Inspiro sempre codina fuori, espiro codina tra le gambe, mento al petto. E continuiamo in questo modo. Bene, ci fermiamo, torniamo a quattro zampe, ritroviamo la posizione di partenza, quindi mani sotto le spalle, ginocchia larghe quanto il bacino, punto dietro i miei piedini, ci prepariamo a salire nel cane a faccia in giù, stacco le mie ginocchia, porto il bacino all'indietro e verso l'alto, come se volessi portare la pancia alle cosce, più vicina possibile verso le cosce.
Per adesso possiamo tenere anche le ginocchia un pochino morbide, quindi non andiamo a forzare subito sulla catena posteriore. Distendo una gamba, piego l'altra e alterno. Quando distendo una delle due gambe, provo a portare il tallone verso terra o più vicino possibile. In questo modo alterno. Cerchiamo di fare bene questa posizione, quindi tante persone stanno con il peso molto sulle braccia, invece io mi voglio spingere all'indietro verso le mie gambe. Il bacino sale verso l'alto, il coccige punta in alto, in verticale. Proviamo poi a distendere le gambe nella posizione, se non arrivo con i talloni a terra non importa, cerco di mantenere la schiena lunga nella posizione e quando butto fuori l'aria ammorbidisco le giunture, quindi sia i gomiti che le ginocchia diventano un pochino più morbidi, la posizione si ammorbidisce, quando inspiro porto di nuovo il tallone in basso e il coccige verso l'alto, quindi allungo di nuovo tutta la catena posteriore del mio corpo. Un paio di respiri ancora in questa posizione. E nella prossima espirazione che facciamo, cammino in avanti, voglio portare i miei piedi dietro alle mani. Il busto resta giù, una volta che sono arrivato con i piedi dietro alle mani, mi abbandono in avanti, abbandono la testa e le braccia verso il basso. Un paio di respiri in questa posizione, molliamo completamente la testa alla forza di gravità. Inspiro, le mani le posso avere a terra se sono abbastanza flessibile, se no mi appoggio alle tibie. Quando inspiro distendo le gambe e la schiena diventa piatta come un tavolino. Anche il collo è in linea con il resto della colonna. Espiro, ammorbidisco, srotolo sulla mia colonna, una vertebra alla volta, mi porto in piedi. Inspiro, srotolo su anche le braccia e porto su le mani, verso l'alto mi allungo. Espiro, scendo di nuovo in avanti, rifaccio questa transizione in senso opposto, quindi vado verso terra. Inspiro, distendo gambe e schiena. Espiro, ammorbidisco e risalgo. Espiro, le braccia scendono ai lati del corpo, ci portiamo in avanti nel tappetino, se non siamo in cima ci portiamo in cima e iniziamo con i saluti al sole. Quindi siamo nella posizione della montagna, i piedi sono sotto le anche che guardano in avanti, ginocchia morbide, inspiro mi allungo verso l'alto, porto sulle braccia, espiro scendo in avanti come prima, porto le mani a terra davanti ai piedi, inspiro distendo gambe e schiena. Se non arrivo a terra mi appoggio sempre alle tibie, non è un problema. Espiro, mani ai lati dei due piedi, passo lungo dietro con la gamba destra. Inspiro, distendo la gamba dietro, si forma un'unica linea dal tallone alla punta della testa. Mi raccomando il ginocchio davanti sopra la caviglia, quindi mai oltre e neanche troppo indietro. Ginocchio sopra la caviglia. Porto poi le mani ben salde appoggiate a terra. Passo dietro con l'altro piede, inspiro, cane a faccia in giù. Espiro, scendo con le ginocchia a terra, poggio giù gli avambracci, mi srotolo stendendomi a pancia sotto, radico il mio bacino, quindi porto la codina tra le gambe, attivo i glutei, spero si veda. Inspiro, salgo su nel cobra. Se è troppo intenso, resto appoggiato sugli avambracci. L'importante è se stacco i gomiti è che siano chiusi verso il corpo e le spalle siano giù lontane dalle orecchie. Scendo poi giù, torno in quadrupedia, punto dietro i piedini, stacco le ginocchia, cane a faccia in giù. Espiro, butto fuori l'aria, passo lungo in avanti con la gamba destra, inspiro, distendo di nuovo la gamba dietro dal tallone fino alla punta della testa, si forma un'unica linea. Espiro, passo in avanti con l'altro piede, sono giù, piegamento in avanti, inspiro, distendo gambe e schiena, espiro, srotolo su verso l'alto, anche le braccia si allungano, espiro, ammorbidisco e riparto subito sull'altro lato, quindi inspiro, srotolo sulle braccia, mi allungo, espiro, scendo in avanti. Inspiro, distendo gambe e schiena.
mani ai lati dei piedi, espiro, passo lungo con la sinistra, inspiro, distendo gamba dietro, sempre attenzione ginocchio sopra la caviglia, mani ben salde a terra, espiro, porto dietro l'altro piede, inspiro, cane a faccia in giù, espiro, poggio giù le ginocchia a terra, gli avambracci, srotolo la schiena, mi stendo pancia sotto, attivo i glutei, spingo la zona del pube attaccata a terra, inspiro, cobra, gomiti chiusi verso il corpo, giù le spalle dalle orecchie, quindi non voglio essere così, ma spingo giù le spalle. Mi appoggio sugli avambracci, punto dietro i piedini, stacco, cane a faccia in giù. Espiro, passo lungo in avanti con la gamba sinistra, se non riesco a far arrivare il piede tra le mani con un solo passo ce ne faccio due quanti ne ho bisogno. Inspiro, distendo. Espiro, passo lungo in avanti con il piede destro, sono giù, abbandonata in avanti. Inspiro, distendo gambe e schiena. Espiro, lentamente risalgo. Inspiro, su. Mi apro e mi allungo. Espiro, scendono le braccia. E ripartiamo con il saluto al sole ancora. Andiamo a fare dei salutazioni un pochino più impegnative adesso. Vediamo se va tutto bene. Sì, nessuno dice niente. Bene. Ripartiamo. Inspiro, srotolo sulle braccia. Espiro, scendo in avanti. Poggio bene le mani davanti ai piedi. Inspiro, distendo. Se non arrivo con le mani a terra, le porto sulle tibie, quello come sempre. Ammorbidisco, vado ad abbracciare con l'avambraccio la parte posteriore, quindi il polpaccio, la parte posteriore della gamba. Inspiro, allungo la schiena verso il basso. Più che chiudermi verso le gambe, voglio proprio pensare di voler portare la sommità della testa vicino al pavimento, quindi mi allungo con la colonna, anche se non mi chiudo bene sulle gambe, mi allungo con la colonna in avanti. Il peso del corpo non è tanto verso i talloni, quindi gli ischi vorrebbero essere sopra i talloni, cerco di spostare il peso del corpo più sulle punte dei piedi, in questo modo il bacino viene in avanti, stiamo attenti a non andare troppo in avanti. Espiro, ammorbidisco, porto le mani ben salde a terra davanti ai piedini, e voglio andare indietro nel cane a faccia in giù con un saltino. Chi non se la sente di farlo fa un passo alla volta, chi invece se la sente un saltino indietro e entro nel cane a faccia in giù. Un paio di respiri, butto fuori l'aria, ammorbidisco sempre le mie giunture e quando inspiro distendo le gambe, spingo il tallone verso il basso e il bacino verso l'alto. Espirando inizio a portare il peso del corpo in avanti, scendo verso il basso con il busto e inspiro su verso l'alto con il volto, le mani spingono bene terra, cane a faccia in su e mi preparo a tornare indietro, ripunto dietro i piedini e rientro nel cane a faccia in giù. Espiro, faccio un passo in avanti con il piede destro, mi radico bene a terra con i piedini, stacco le mani, salgo su, inspiro, guerriero 1. Questo fianco non si apre lateralmente, il fianco della gamba dietro, ma il bacino è rivolto in avanti, quindi la coscia dietro guarda terra. Espiro, apro il piede dietro a 90 gradi, passo nel guerriero 2. Questa volta il bacino è completamente aperto di lato, sono come tra due lastre di vetro. Espiro, ammorbidisco, posso poggiare o l'avambraccio sulla coscia, oppure se riesco a arrivare con la mano a terra, posso farlo anche con la mano a terra. Inspiro, allungamento laterale, Parsvakonasana. Formo un'unica linea con tutto il corpo. Espiro, riporto le mani a terra entrambe, passo dietro con la gamba che ho avanti, cane a faccia in giù. Inseriamo di nuovo un vinyasa, quindi espiro, vengo avanti con il peso del corpo, scendo giù, inspiro, cane a faccia in su. Espiro, torno indietro,
e cane a faccia in giù. Espiro, passo avanti con la gamba sinistra, stacco le mani, salgo, guerriero 1. La gamba dietro è distesa, quella davanti è piegata. Espiro, ammorbidisco, guerriero 2. Le braccia sono distese sulla linea delle spalle, gamba davanti piegata, sempre ginocchio sopra la caviglia, gamba dietro distesa, questo ginocchio non mi cade mai internamente ma punta verso l'esterno, resta sopra la caviglia. Espiro, ammorbidisco, o avambraccio sulla coscia, oppure mano a terra, l'altro braccio passa lungo sopra la testa e oltre, seguo la linea del fianco. Espiro, di nuovo riporto le mani a terra, piede sinistro dietro e cane a faccia in giù. Inseriamo di nuovo un vinyasa, vengo in avanti, scendo, inspiro su, cane a faccia in su. Espiro, torno indietro, cane a faccia in giù. Ci prepariamo a fare un saltino in avanti oppure un passo alla volta, torniamo in avanti per riportare i piedini tra le mani. Distendo le gambe, inspiro, distendo gambe e schiena. Espiro, ammorbidisco, abbraccio di nuovo con gli avambracci e il polpaccio dietro. Inspiro, distendo. Espiro, ammorbidisco, srotolo sulla mia colonna. Inspiro, mi allungo e mi apro. Espiro, le braccia scendono. Inspiro, porto le mani unite davanti al petto. Chiudiamo un attimo gli occhi e restiamo qui per qualche respiro, semplicemente in ascolto di come stiamo adesso, dopo aver eseguito questi saluti al sole, questi quattro cicli di saluto al sole. Magari avremo il battito del cuore un pochino accelerato o il respiro un pochino più veloce, quindi ci prendiamo questo tempo anche per riportare calma all'interno del corpo e ascoltiamo come stiamo, quindi se percepiamo qualcosa di diverso rispetto a prima, a livello di temperatura, di energia nelle varie parti del corpo, semplicemente osserviamo cosa percepiamo. Espiro, sciolgo le braccia, le lascio cadere lungo i fianchi e riapro gli occhi. Siamo ancora in Tadasana, in cima al tappetino, posizione della montagna. E ripartiamo con un altro vinyasa. Espiro morbida, inspiro, srotolo sulle braccia, le porto sopra la testa. Espiro, scendo in avanti. Prendo subito con gli avambracci i polpacci. Inspiro, distendo gambe e schiena. Espiro, ammorbidisco, mani a terra davanti ai piedi, espiro, saltino indietro oppure passi indietro, cane a faccia in giù. Espiro, vengo in avanti con il peso, scendo verso terra, inspiro, cane a faccia in su. Espiro, ammorbidisco, torno indietro, cane a faccia in giù. Faccio un passo in avanti con la gamba destra, il bacino resta rivolto in avanti, quindi l'anca sinistra non si apre lateralmente, la coscia sinistra guarda verso il basso. Mani appoggiate a terra o ai lati del piedino o più in avanti. Se le porto più in avanti è più intensa la posizione. Quindi partiamo con le mani ai lati del piede. Inspiro, distendo gambe e mi abbandono con il busto giù. Mi voglio chiudere sulla gamba davanti. Posizione dell'inchino. Ogni volta che butto fuori l'aria ammorbidisco le giunture. Quindi sblocco un pochino la posizione, le ginocchia si ammorbidiscono. Quando inspiro, ridistendo. Posso anche progredire, portare piano piano le mani un pochino più avanti. Ogni volta che inspiro, posso entrare un pochino più in profondità nella posizione. Espiro, ammorbidisco, mano sinistra a terra accanto al piedino all'interno, inspiro, srotolo sull'altro braccio, triangolo in torsione. È abbastanza intensa come posizione, se non riesco a tenere le gambe distese le lascio un pochino morbide, soprattutto quella davanti, e porto bene in avanti il fianco dietro, quindi
fianco sinistro in avanti, mi raccomando. Espiro, scendo giù al centro. Inspiro, distendo gambe e schiena. Espiro, ammorbidisco, srotolo su la mia colonna, una vertebra alla volta, mi riporto in piedi. Voglio spostare il peso del corpo sulla gamba davanti. Ora io mi sposto perché non ho posto davanti, ma voi state pure fermi. Radico bene il piedino davanti, peso del corpo sulla gamba davanti, stacco un pochino il piedino dietro. Inspiro, guerriero 3. Posso staccare anche di poco la gamba dietro, quindi lo decido io di quanto staccarla. Se non me la sento, resto con il piedino vicino al pavimento. Espiro, scendo giù e riparto. Inspiro, mi allungo e mi srotolo verso l'alto. Espiro, scendo in avanti, mani a terra, e inspiro, distendo gambe e schiena. Espiro, mani davanti ai piedini, saltino indietro, cane a faccia in giù. Espiro, peso del corpo in avanti, inspiro su con il volto. Espiro, torno indietro, cane a faccia in giù. Espiro, passo in avanti con la gamba sinistra, mani a terra ai lati del piedino. Quando inspiro, prova a distendere le gambe e abbandonare il busto giù sulla gamba. Ogni volta che butto fuori l'aria ammorbidisco, mi raccomando, le giunture, e quando inspiro invece ridistendo. Espiro, mano destra, la posiziono all'interno del piedino, ben salda a terra. Inspiro, srotolo su il braccio sinistro. Il fianco dietro, quello destro, lo ruoto bene in avanti. Espiro, scendo giù. Quando inspiro, distendo le gambe e la schiena, diventa piatta come un tavolino parallelo al pavimento. Espiro, ammorbidisco, risalgo. Sposto il peso del corpo sulla gamba davanti e inspiro, guerriero 3. Espiro, scendo, ritorno nella posizione di partenza. Inspiro, mi allungo su. Espiro, scendo, mani direttamente a terra davanti ai piedini, salto indietro, cane a faccia in giù. Portiamo sulle ginocchia, appoggio dietro il collo del piede, sedere verso i talloni, posizione del bambino. La posizione di riposo che possiamo assumere in qualsiasi momento durante la pratica, se ne sentiamo il bisogno. Giù la fronte, occhi chiusi e respiri profondi. Piano piano torno in avanti con il peso del corpo, quindi torno in quadrupedia. Voglio ritornare nel cane a faccia in giù, quindi punto dietro i piedini, stacco le ginocchia, cane a faccia in giù. Espiro, faccio un passo lungo in avanti, porto il piede tra le mani. Se non ce la faccio con un passo, ce ne faccio due, tre, quanti ne ho bisogno. Il ginocchio arriva sempre sopra la caviglia. Poggio giù il ginocchio dietro, il collo del piede a terra, stacco le mani. E inspiro, affondo giù in avanti con il bacino, porto le mani sopra la testa. Ogni volta che butto fuori ammorbidisco sempre un pochino, leggera retroversione del bacino quando butto fuori, quindi un pochino la codina tra le gambe appena appena, questo fa sì che arretri con il bacino. Quando inspiro riaffondo giù e di nuovo mi apro, mi stendo nella posizione. E in questo modo tre respiri. Espiro, porto giù le mani a terra, arretro con il bacino, distendo la gamba, piede a martello, piegamento in avanti. Espiro,
espiro, di nuovo peso del corpo in avanti, riporto giù il piede, tutte e due le braccia le porto all'interno della gamba e provo a scendere a terra con l'avambraccio esterno. Quindi quello sinistro. Se non ce la faccio resto su con la mano, non è un problema. Per chi è sceso giù, resta sull'avambraccio e tutti facciamo passare la mano destra sotto l'altra gamba, andiamo a abbracciare il piedino da fuori, quindi possiamo farlo anche con la mano su. Scendiamo un pochino più in profondità in questo modo, lavorando con il bacino e con le anche in apertura e ci respiriamo dentro. Per chi è in posizione e non ha difficoltà a tenere l'avambraccio giù, può anche puntare il piedino dietro e staccare il ginocchio, quindi scegliete voi, diciamo, il grado di intensità della posizione. Se stacco il ginocchio da terra, punto bene indietro il tallone. E poi riappoggio il ginocchio, riporto la mano destra all'interno, quindi o siamo sull'avambraccio oppure sulla mano, questo a seconda di come avete deciso di fare la posizione. Piego la gamba dietro, con la mano che era sotto la gamba, la destra, faccio un cerchio bello ampio per andare a prendere il piedino. Posso anche salire su sulla mano, anche se ero sull'avambraccio, quindi scegliete voi. Lo sguardo è dietro verso il piedino, la spalla che si apre verso l'alto. E lascio poi andare, punto dietro il piedino a terra, mani ben salde, faccio passare dietro la gamba, cane a faccia in giù. E vinyasa, espiro, vengo in avanti, scendo con il peso del corpo, inspiro, cane a faccia in su. E di nuovo torno indietro, cane a faccia in giù. Espiro, faccio un passo lungo in avanti con la gamba sinistra, porto il ginocchio sopra la caviglia, ginocchio dietro e collo del piede scendono a terra, stacco le mani, inspiro, affondo giù con il bacino, apro bene le mani sopra la testa, quindi stiamo andando ad aprire tutta la fascia anteriore del corpo, le spalle si aprono, quando butto fuori sempre ammorbidisco, inspiro, affondo e apro, 3 respiri in questo modo. Espiro, le braccia scendono, mani a terra, distendo la gamba davanti, piede al martello, piegamento in avanti. Espiro, scivolo di nuovo in avanti con il peso del corpo, riappoggio giù il piede a terra, affondo con il bacino, tutte e due le braccia le porto all'interno della gamba. Scendo a terra con l'avambraccio esterno, quindi quello destro, se ci riesco, se no come prima resto con la mano appoggiata. Ma l'altra mano, quindi la sinistra, la facciamo passare sotto la gamba e abbracciamo il piedino da fuori. E come prima, chi se la sente, punta il piedino dietro e stacca il ginocchio. Posizione della lucertola, ci respiriamo dentro, è un'apertura bella intensa delle anche. Scendo poi giù con il ginocchio, il collo del piede, riporto la mano sinistra all'interno, piego la gamba dietro, il piedino viene verso il gluteo, faccio un cerchio bello ampio e con la mano sinistra prendo il piedino dietro, dall'esterno, pollice verso l'alto, in maniera tale che la spalla sopra si apra. Se la prendessi con il pollice verso il basso si chiuderebbe, quindi pollice verso l'alto. Lascio poi andare giù il piedino, riporto le mani a terra, faccio passare dietro la gamba, cane a faccia in giù. E vinyasa, espiro, vengo avanti, scendo verso terra, inspiro su, cane a faccia in su. Espiro, scendo, cane a faccia in giù. E adesso ci prepariamo a venire in avanti, possiamo farlo o una gamba alla volta, voglio ritrovarmi con le gambe incrociate seduto a terra, se no posso farlo anche direttamente con un saltino e mi siedo giù. Ok, facciamo poi passare le gambe in avanti, le distendiamo, lasciamo la gamba sinistra distesa
e piego la gamba destra. Inspiro, srotolo su le braccia, espiro, scendo con il busto in avanti. Vorrei arrivare a prendere il mio piedino con il palmo delle mani che guardano dalla parte opposta alla mia, fare questa presa. Posso iniziare dalle dita e avvicinarmi piano piano. Se non ci arrivo lo faccio davanti a me, cioè davanti al piedino invece che oltre. E mi abbandono giù. E respiro dentro la posizione di piegamento in avanti. Ogni volta che butto fuori l'aria, ripeto al mio corpo, al mio sistema di lasciare andare, di rilassare, che non importa che trattenga così tanto. E piano piano lascio andare la presa, cammino all'indietro con le mani e risalgo quindi su con il busto. Vado ad accavallare la gamba che ho piegato, la destra sopra la sinistra, il piedino passa davanti e si posiziona a terra all'esterno del ginocchio. Braccio sinistro abbraccia la gamba destra, l'altra mano è dietro, ma la mano dietro non ha peso, mi avvicino un pochino e vi faccio vedere meglio. La mano dietro non ha peso, quindi non mi sdraio, non mi ci appoggio, potrei staccarla e abbracciare il fianco, quindi... La posso anche tenere a terra, ma non ci voglio mettere peso sopra. In questo modo sono dritto con la colonna, quindi le torsioni sempre con la colonna bella dritta verso l'alto. Andiamo a creare questa azione di torsione appunto sulle nostre vertebre, sulla colonna, che è molto benefica, lubrifica l'articolazione, ma allo stesso tempo strizza gli organi interni davanti, quindi un'azione purificatrice. Espiro. Torno con il busto rivolto in avanti, la gamba che ho distesa la piego all'interno, porto il piedino dietro verso il gluteo. Appoggiamo tutti e due i glutei a terra, mi raccomando, quindi non restiamo con un gluteo sollevato. Posso lasciare o il piedino qui all'esterno del ginocchio, o se riesco lo porto dietro. Chiudo bene, diciamo, l'incrocio delle gambe. Inspiro su il braccio sinistro verso l'alto, piego, inserisco dietro la testa e da sotto... Cerco la mano che sta sopra. Stiamo facendo Gomukhasana, si chiama questa posizione, che significa posizione del volto di mucca. Questo nome è un po' particolare per chi ha le gambe come me, può vedere dall'alto il volto di una mucca stilizzato e i due orecchi che sono i nostri piedini in questo momento. Invece al piedino appoggiato a terra non riesce a vedere bene questa cosa. Espiro, lascio andare prima la mano sotto, lentamente la libero, tolgo poi il braccio da dietro la testa, piedino appoggiato a terra, ora sì, tutti quanti, all'esterno del ginocchio, braccio sinistro abbraccia la gamba destra, quindi braccio opposto alla gamba, braccio sinistro, gamba destra, di nuovo torsione. L'altra mano va o a abbracciare il fianco oppure la posiziono a terra ma senza metterci sovrappeso. E in questa posizione siamo un po' come gli egizi, quando vedevamo quelle vignette che il corpo era rivolto da una parte e la testa dall'altra. Espiro, sciolgo la posizione, il busto torna rivolto in avanti. E adesso facciamo un piccolo passaggio con le gambe per ritrovarci sull'altro lato, pronti già per ripetere. Mani a terra, mi do una piccola spinta, salgo su in piedi e non muovo i piedi di lì. Mi raccomando, guardate magari un attimo prima me, prima di farlo. La chiave è non muovere i piedi, è semplicissimo. Quindi piedi fermi, ruoto su me stessa finché non mi ritrovo, cioè finché non ho fatto un giro completo, mi ritrovo sull'altro lato, pronta per scendere e ho già le gambe incrociate nell'altro modo, per ripetere. Quindi per chi diciamo non ce l'ha fatta, se è un pochino imbrogliato, non è un problema, capita, è anche una questione un pochino di coordinazione. Adesso vogliamo avere sotto la gamba destra e sopra la sinistra, quindi ci sediamo e posizioniamo le gambe in questo modo e ripetiamo la sequenza a partire dall'ultima posizione, quindi faccio una torsione subito, braccio destro abbraccio la gamba sinistra, l'altro braccio dietro o abbraccio il fianco o mano dietro a terra, mi ruoto un po' per farvi vedere meglio, quindi o mano dietro, ma non appeso questa mano, quindi non ci sono appoggiato sopra, oppure abbraccio il fianco. Espiro, sciolgo la posizione, riporto il busto al centro, posso lasciare come prima o il piedino all'esterno del ginocchio,
oppure chiudere bene dietro. Inspiro su il braccio destro, piego, lo inserisco dietro la testa e da sotto cerco la mano che sta sopra. Allungo bene la schiena verso l'alto, guardo davanti a me. Sciolgo prima la mano che sta sotto e libero poi il braccio da dietro la testa. La gamba che ho sotto a questo punto la distendo in avanti, la gamba destra, e mi ritrovo con la gamba già accavallata sopra. Quindi braccio destro, gamba sinistra, sempre la mano dietro ma non appeso, e di nuovo torsione. Guardo dietro di me, colonna verticale verso l'alto, mi raccomando. Lo sguardo segue la torsione, quindi il primo che ruota è lo sguardo, e poi anche il corpo segue la direzione dello sguardo, quindi lo sguardo dà l'intenzione e la direzione nella posizione. Espiro, sciolgo, torno al centro, la gamba che ho sopra piegata la apro lateralmente, piedino appoggiato all'interno coscia, portiamo bene indietro il gluteo in maniera tale da appoggiare gli ischi a terra, che sono queste ossa che sentiamo tonde sotto, che sono l'appoggio del bacino in questo momento, quindi codina fuori, questo ci serve per poter scendere meglio in avanti, con la schiena dritta, inspiro su, espiro, scendo, e mi abbandono giù come prima, piegamento in avanti. Ci abbandoniamo completamente in avanti e ad ogni espirazione immaginiamo di voler lasciare andare tutte le tensioni. Dietro la gamba e rientro nel bambino, quindi sedere ai talloni, collo del piede già appoggiato a terra, questa volta lasciamo le braccia all'indietro distese lungo il corpo e abbandoniamo completamente verso terra i gomiti, le spalle, occhi chiusi, la fronte giù appoggiata. Respiri profondi, diamo il tempo al corpo di assorbire gli effetti della pratica. Rimaniamo per qualche respiro nella posizione. Poi le mani sotto le spalle, appoggiate a terra, ci spingiamo su e in questo modo torniamo seduti. Facciamo passare le gambe lateralmente e ritorniamo a sedere. Allunghiamo le gambe in avanti e andiamo ad aprirle lateralmente. Ognuno sceglie, diciamo, l'ampiezza che sente di poter fare oggi. Importante nella posizione è non ritrovarsi con il bacino in retroversione, quindi non voglio avere il bacino in questo modo, vorrei portare la codina fuori nella posizione, spero si veda. Con la codina fuori posso scendere bene in avanti, bacino in antiversione. Se ho difficoltà, come all'inizio, inserisco una copertina, mi siedo in cima, quindi rialzo un pochino il bacino e questo mi aiuta. E semplicemente respiriamo nella posizione, con la schiena bella dritta, quindi più volentieri sto più su, scendo quasi per niente, ma la schiena resta dritta, bacino in antiversione. Quindi non voglio essere così, col bacino chiuso, ma codina fuori, ci aiutano molto i piedini a martello, quindi se li lascio giù, diciamo, non sento niente o niente di particolare nella zona dell'anca. Se invece punto i piedini verso l'alto a martello, dovrei sentire comprimere un pochino di più nell'articolazione dell'anca, proprio perché l'anca si pone nella posizione in maniera tale che mi permette di scendere in avanti, quindi va a ricercare proprio l'antiversione in questo modo. E semplicemente o con i palmi o se riesco a appoggiare gli avambracci respiro nella posizione, ma senza esagerare, molto intensa, quindi ci arriviamo un pochino per volta. Ok, e iniziamo poi a creare una danza tra le due gambe con il ritmo del respiro. Quando inspiro mi rivolgo verso una gamba e inspiro
allungo la schiena in quella direzione. Questo non significa scendere giù, ma proprio raddrizzare la colonna. Quindi inspiro, espiro, passo dal centro più basso possibile. Quindi respiri lenti, così posso muovermi lentamente. Quando inspiro, raddrizzo la schiena verso l'altro piedino, sull'altro lato. Espiro, scendo. Inspiro, mi allungo, schiena lunga. E continuo, seguo il ritmo del mio respiro, ancora per qualche volta, in questo modo. E la prossima volta che inspiro faccio diventare l'allungamento laterale, quindi il braccio passa sopra la testa, vado in cerca del piedino, se non ci arrivo, se sono più su va bene lo stesso, mi interessa sentire che il fianco si allunga, se già qui sto lavorando va bene, altrimenti se arrivo al piedino lo afferro, mi raccomando il braccio sopra la testa, non davanti, altrimenti l'allungamento diventa in avanti e non laterale, quindi sempre sguardo verso l'alto e braccio sopra. Espiro, ripasso dal centro, quando inspiro mi apro sull'altro lato. E ancora un paio di volte, quindi una per gamba. Espiro, mi fermo al centro, ma guardiamo se adesso riusciamo a scendere anche solo di un centimetro in più rispetto a prima, quindi basta anche pochissimo dopo averci lavorato un pochino. Possiamo mettere, o se abbiamo un mattoncino che ora non ho a portata di mano, ma appunto spesso ci sono nello yoga, vengono utilizzati per facilitare alcune posizioni, o comunque un qualsiasi target dove poter appoggiare la fronte. Possiamo mettere un bel bicchiere, un cocktail, e vogliamo arrivare a berlo piano piano, scendiamo giù. Sempre con la schiena, però mi raccomando dritta, mi metto di nuovo di profilo così mi potete vedere meglio, quindi non voglio scendere in questo modo, piuttosto resto più su, se scendo, scendo con la schiena dritta. E piano piano risalgo e vado a chiudere le gambe. E mi siedo più o meno al centro del tappetino, controllo comunque di avere il posto dietro per potermi stendere, che tra un pochino ci andremo a stendere. Braccia distese ai lati delle gambe, stacco un piedino e stacco l'altro, mi ritrovo in equilibrio sul sedere e vogliamo andare a distendere sulle gambe, anche in questo caso schiena dritta, quindi piuttosto non le distendo del tutto, alzo solo un pochino i piedini, le lascio piegate, ma non mi voglio incurvare, sempre schiena dritta, petto fuori, inspiro, provo a distendere se ci riesco, se no fin dove arrivo. Posizione della barca, espiro, apro un pochino la barchetta. Inspiro, la richiudo, espiro, apro, inspiro su e poi appoggio su un piedino alla volta e una vertebra alla volta con controllo, mi vado a stendere a terra sdraiato pancia sopra. Ok, portiamo i piedini all'indietro verso i glutei, li posizioniamo a terra davanti, mani appoggiate a terra con il palmo, spingo sui miei piedini, stacco il bacino, avvicino le scapole, intreccio le mani sotto il busto, gomiti vicini e salgo su, posizione del ponte. Il ginocchio più o meno è sopra la caviglia, quindi non si apre, non si chiude, resta dritto, semplicemente respiro nella posizione. Libero poi l'incrocio delle mani e piano piano scendo, una vertebra alla volta, riporto sulla colonna a terra e abbraccio poi le gambe al petto, mi cullo un pochino da destra a sinistra, massaggio la schiena in questo modo. Creo poi una presa con l'indice e il medio di ogni mano, afferro l'alluce, posizione del bambino felice. Mi cullo sempre un pochino da un lato all'altro, pianta del piede che guarda il soffitto, tibia perpendicolare al pavimento e al soffitto, apro le gambe e niente, respiro solo nella posizione. È una posizione in cui in genere stanno i bimbi piccoli, infatti posizione del bambino felice. Andiamo a ridistendere la zona delle anche e ascoltiamo le sensazioni che proviamo in questa posizione. Anche se non ce lo ricordiamo, l'abbiamo assunta nei primi mesi, primi anni della nostra vita, sicuramente anche noi.
chiudo poi le gambe, sempre tenendole dagli alluci, provo a distenderle su, sempre tenendo la schiena bene giù a terra, quindi non stacco le spalle ma le vorrei tenere giù e avvicino le gambe verso di me. Di quanto sento di poter fare, quindi anche di poco, chiaramente abbiamo la schiena appoggiata a terra che non può avvicinarsi alle gambe, quindi è più difficile di un piegamento in avanti normale, è più intenso. Piano piano riporto giù i piedini a terra, li rivado a appoggiare davanti ai glutei, posiziono il braccio a terra, croce all'altezza della spalla, avambraccio sollevato, scendiamo con tutte e due le gambe a terra verso destra, formiamo degli angoli di 90 gradi con le ginocchia e le caviglie e lo stesso facciamo con le braccia, il braccio destro si apre verso l'alto, il braccio sinistro verso il basso, chi ci guarda dall'alto vede una svastica. Vogliamo scendere con tutto il più possibile verso terra, tutto ciò che si solleva vorremmo piano piano arrivare a schiacciarci sul pavimento, come quelle sagome disegnate che spesso si vedono nelle scene del crimine. E poi salgo con le gambe, inverto semplicemente le braccia, mi ritrovo già pronto per ripetere la posizione sull'altro lato, è una posizione che va a lavorare su tutte le articolazioni del corpo, in particolare nella zona del bacino, delle anche, delle ginocchia, anche delle spalle, ma fa tanto tanto bene alla schiena, nella parte bassa, quindi chi soffre di sciatica, di lombalgia, questa posizione praticata con costanza nel tempo previene e aiuta a migliorare questo disturbo tantissimo. E poi salgo su, torno al centro, abbraccio di nuovo le gambe alle ginocchia, faccio una piccola cura da destra a sinistra, ancora massaggio un pochino la mia schiena e poi ci andiamo a distendere lungo il tappetino per entrare in Shavasana, ci prepariamo per il nostro rilassamento finale, quindi la copertina la teniamo vicino a noi che tra un pochino ci copriamo, in genere passo io a coprire gli allievi ma non lo posso fare, quindi ognuno per sé oggi. Andiamo a distendere una gamba alla volta, quindi ci stendiamo pancia sopra, le braccia sono ai lati del corpo con i palmi rivolti verso l'alto. Stacchiamo un pochino il bacino da terra, codina tra le gambe e poi mi ci riappoggio sopra, spero si veda, orrenda l'idea comunque la spiegazione. E poi stacco un pochino, diciamo, il petto, la parte alta, porto giù le spalle dalle orecchie, chiudo bene dietro le scapole e poi appoggio sopra il peso del corpo. In questo modo dovrei avere l'arco lombare non troppo marcato, quindi non dovrei avere fastidio alla parte bassa della schiena. E allo stesso tempo il torace aperto, le spalle quindi aperte, lasciamo le braccia giù rilassate, ci copriamo, ci buttiamo la copertina addosso e chiudiamo gli occhi. Io vi guiderò con la voce, voi restate in posizione, faremo un piccolo rilassamento finale. Quindi siamo ad occhi chiusi, abbiamo finito la nostra pratica yoga, siamo distesi a terra. Se sentiamo la necessità di muovere ancora qualcosa nella posizione, di fare dei piccoli aggiustamenti, possiamo farli. Andiamo a trovare quella posizione che sia comoda per noi per abbandonarci e rilassarci a terra. E una volta che l'abbiamo trovata, iniziamo a portare l'attenzione al nostro respiro. Osserviamo il nostro corpo, è completamente disteso a terra. Portiamo l'attenzione nella zona di... percorriamo la pianta del piede. Passiamo attraverso le singole dita. Sentiamo il peso dei nostri piedi grazie all'appoggio dei talloni a terra. Li sentiamo diventare sempre più pesanti. Come se lentamente stessero affondando giù nel terreno e li abbandoniamo completamente. Passiamo poi attraverso le caviglie e iniziamo lentamente a risalire lungo la gamba. Percorriamo il polpaccio,
passiamo attraverso le ginocchia, e continuiamo a salire percorrendo tutta quanta la coscia. Nella prossima espirazione lasciamo andare tutta questa parte del corpo abbandonata a terra. Visualizziamo l'aria all'interno del nostro corpo come una corrente che ci percorre e che al suo passaggio porta via con sé tutte le scorie, le tossine prodotte dal nostro corpo. Tutti i blocchi, le chiusure qui localizzati. Lasciamo che questa corrente di aria ad ogni espirazione porti via con sé all'esterno questo insieme di cose che non ci serve più, che possiamo lasciare andare, lasciando le nostre gambe completamente abbandonate e distese a terra in un morbido abbraccio con la madre terra sotto di noi. Portiamo poi l'attenzione all'addome, il centro del nostro corpo. Contiene gli organi interni, dove spesso accumuliamo molte tensioni emotive. Espirando, buttando fuori l'aria, lasciamo andare tutto ciò che stiamo trattenendo in questa parte del nostro corpo, che ci siamo portati dietro oggi, magari da situazioni passate, e che appartiene al passato, che in realtà nel presente non esiste e che possiamo lasciare andare. Le pareti interne degli organi si distendono e si rilassa il tratto corrispondente di schiena, quello lombare. Porto poi l'attenzione al torace. Osservo il mio respiro, questo continuo pulsare di aria dentro e fuori dal corpo che mi mantiene in vita e in continuo scambio con l'ambiente intorno a me e con gli altri esseri viventi. Ci godiamo la bellezza del respirare con consapevolezza. Ogni espirazione ci dà la possibilità di lasciare andare il vecchio e tutto ciò che non ci serve più. Ogni inspirazione ci dà invece l'opportunità per un istante di vita nuovo, per far entrare qualcosa di nuovo dentro di noi e nelle nostre vite. Godiamocelo. Le spalle sono rilassate, abbandonate a terra. Lasciamo andare tutti i pesi che ci portiamo dietro tutti i giorni come uno zaino pesante, fatto di dovere e responsabilità, che in questo momento non esistono. Lasciamo andare magari le paure che in questo periodo ci portiamo dietro. Il peso di tutta questa situazione
molto particolare in cui ci troviamo. E scendiamo poi lungo le braccia, le percorriamo. Arriviamo fino alle mani. I palmi sono aperti e distesi. Portiamo infine l'attenzione al volto. Ammorbidiamo la mandibola se ci accorgiamo di avere i denti chiusi e stretti. Lasciamo andare. Rilassiamo le palpebre. Sono calme e ferme. Le labbra morbide sono chiuse. Rilassiamo la fronte fino alle tempie. Abbandoniamo completamente la testa a terra. Lasciamo andare tutto il suo contenuto, tutti i pensieri, sia belli che brutti. In questo momento non esistono. Possiamo lasciarli andare. Ci concediamo, anche solo per poco, di lasciare andare razionalità e controllo. E scivoliamo in uno stato di rilassamento sempre più profondo. Sempre mantenendo gli occhi chiusi, iniziamo a riportare l'attenzione al nostro corpo e a risvegliarlo dolcemente con piccoli movimenti delle mani e dei piedi. E ancora mantenendo gli occhi chiusi, quando ci sentiamo pronti, ci portiamo sul nostro fianco destro. Con pochi movimenti ci raccogliamo in posizione fetale, sempre ad occhi chiusi, mi raccomando, quando ci sentiamo pronti. E ci godiamo questo abbraccio che facciamo verso noi stessi, questa piccola coccola. Godiamo appieno del senso di protezione e sicurezza che la posizione ci trasmette. E ancora ad occhi chiusi ci aiutiamo con le braccia per tornare lentamente su in posizione seduta. E una volta che siamo in posizione seduta, portiamo le mani unite davanti al petto in posizione di preghiera. Disegniamo un piccolo sorriso sul volto appena accennato con gli angoli della bocca e degli occhi. Con questo sorriso ci ringraziamo per questa pratica e per questo tempo che ci siamo dedicati. E visualizziamo qualcosa in questa giornata, anche qualcosa di piccolissimo, per cui sorridere e sentirci felici. Iniziamo poi a sfregare le palme delle mani,
Li portiamo sugli occhi, massaggiamo un pochino gli occhi e tutto quanto il viso. E quando ci sentiamo pronti, guardando verso il basso, possiamo lentamente riaprire gli occhi. E namaste. E grazie per essere stati con me in questa oretta di pratica che abbiamo passato insieme. Spero sia andato tutto bene, che abbiate sentito la voce, la musica e che siate stati bene. Lasciatemi qualche commento, magari qualche feedback. E ciao. Grazie, grazie a voi.